Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto a fare un'escursione. Sarà un video un po' diverso dai soliti perché entrerò in un sottobosco. Da Auronzo di Cadore parto, vado verso l'Arietto, però l'idea è quella di fare proprio una parte del sentiero, quindi una bella passeggiata per portarvi in un luogo non panoramico, ma sicuramente particolarmente suggestivo. Ci saranno sì alcuni scorci, ma ci sarà anche dell'acqua, del ghiaccio, un sentiero molto stretto, un sottobosco molto interessante, ma non voglio svelarvi altro. Seguitemi fino alla fine del video. Sul mio sito andreacostagallery.com trovate le fotografie dell'escursione e una breve descrizione del tragitto della gita di oggi. Ogni sabato pubblico un video e se vi va iscrivetevi al canale e mettete un like preventivo anche a questo video, che così la nostra community cresce e sempre più persone possono venire assieme a noi a fare queste bellissime passeggiate nei boschi e alla scoperta delle Dolomiti di Auronzo di Cadore e della provincia di Belluno, che ricordo a tutti essere patrimonio dell'umanità UNESCO. Guardate che bello che è in questo preciso istante. Sono in un posto meraviglioso. Abbiamo sullo sfondo il Monte Tudaio, davanti una serie numerosa di pini e abeti, e questa è la strada che sto percorrendo. Continuerò in quella direzione lì, e vediamo dove arrivo. Guardate qua, che bellezza! Abbiamo sotto a questi due pini, anzi sulla destra c'è un pino, sulla sinistra c'è un abete rosso. Guardate quel capitello, che bello, dove è inserito. Anzi, andiamo a scoprirlo assieme. C'è questo piccolo sentierino che va verso il capitello. Eccoci qua. Guardate, tra l'altro le condizioni meteo oggi sono veramente eccezionali, si sta benissimo e c'è il sole. Eccoci qua, guardate, guardate che spettacolo, guardate, fantastico con questi fiori. Eccoci qua, e qui abbiamo Gesù, guardate che bello. Girandomi, guardate che panorama, è pazzesco. Questo è veramente un luogo che riposa la mente e scalda il cuore. Ora mi trovo ad un primo bivio e dovrò decidere dove andare. Sono esattamente alla biforcazione tra la Valosterra sulla destra, Tarin a sinistra, l'Arietto verso nord. Ora credo che mi dirigerò in questa direzione qui, prendo questo sentiero e vediamo un po' dove arrivo. Bellissimo questo scorcio, abbiamo in primo piano degli abeti, poi tutto il crinale della montagna e in lontananza il Monte Tudaio. Il sentiero è perfetto perché non c'è neve, siamo praticamente nella versante sud della montagna, questo fa sì che tutta la vegetazione e tutto lo strato erboso sia privo di neve perché quella che è arrivata si è già sciolta. Ora continuo con il mio cammino e sto andando in direzione di Larieto, che è un bellissimo luogo. Spero di riuscirci ad arrivare, a meno che non trovo troppa neve. Comunque seguitemi, vediamo fino a dove arrivo. Non sembra neanche che siamo nel mese di dicembre, guardate. C'è veramente solo qualche piccola chiazza. Guardate qui che bello. Stiamo per entrare nel sottobosco. Abbiamo tutte queste foglie colorate dai colori dell'autunno che ci danno il benvenuto verso un ambiente più chiuso, più raccolto, caratterizzato da tantissimi alberi che ti avvolgono e ti danno quasi quella sensazione di protezione durante il cammino. Questo trekking lo sto facendo da solo. Sono partito dal centro di Auronzo di Cadore e mi sono diretto nella zona della grotta in Villa Piccola. Da lì sono salito, ho preso il sentiero e ho iniziato a fare questo percorso che si sta dimostrando veramente molto interessante. Anche se non c'è praticamente più neve perché si è sciolta, bisogna comunque porre molta attenzione alla presenza del ghiaccio sul terreno, perché c'è dell'acqua che scorre in determinati punti del sentiero,
e di sera, di notte ghiaccia, per cui il giorno dopo, facendo la passeggiata, ci sono dei tratti che sembrano innocui e dei tratti invece più insidiosi, proprio caratterizzati dalla presenza del ghiaccio, che spesso è anche sotto le foglie, per cui bisogna avere una certa cautela. È chiaro che questi sono trekking che sarebbe meglio fare nel periodo estivo, primaverile o autunnale, ecco. Nel periodo invernale si possono fare, ma bisogna essere prudenti. Io, con me, ho sempre anche i ramponi e condivido sempre la mia posizione in tempo reale quando vado in montagna, soprattutto se sono da solo, perché nel caso di emergenza o di bisogno qualcuno sa esattamente sempre dove mi trovo nell'istante in cui vuole cercarmi. Come vedete, questo è un tratto del sentiero che è completamente ghiacciato. Inserito in un contesto come questo, che sembrerebbe tranquillo, in realtà troviamo dei tratti che sono, sentite, qui c'è ghiaccio puro e se non si sta attenti si rischia di scivolare. Ma guardate qui che bella che è questa luce. Abbiamo il sole in controluce che illumina tutto il sentiero e tutta questa porzione di prato. Guardate che colori che riesce a regalare e che contrasti particolarmente interessanti che si vanno a generare grazie a questi chiaroscuri regalati dalla luce. Veramente fenomenale. Qui per fare uno scatto fotografico ci sono le condizioni ideali. Questo è il sentiero che ho appena percorso e guardate, qui c'è una discesa che porta verso il fiume e a sinistra, lungo il sentiero, capita di trovarsi davanti a questi imprevisti. Questo è un bellissimo abete che si è sradicato dal terreno, vedete? Qui abbiamo tutto l'albero praticamente adagiato sul terreno e ora passerò qua sotto per continuare il sentiero che mi porta proprio in quella direzione lì. Meraviglioso questo tappeto di muschio, perfetto per il presepe, guardate, pazzesco. Anche qui abbiamo altre piante che sono cadute, più sulla sinistra del sentiero che sto percorrendo. Guardate questo sasso, abbiamo un sasso completamente ricoperto di muschio, bellissimo. Devo dire che il sottobosco, per essere la metà del mese di dicembre, non è ancora gelato, anzi è molto morbido. Quello che si gela è l'acqua che scorre su di esso, però il sottobosco è ancora molto molto morbido, complice un po' anche le temperature che sono particolarmente elevate per le medie del periodo. Guardate che bello. Qui adesso mi addentro in un sentiero che è, ogni passo che faccio diventa sempre più affascinante da percorrere. Guardate quanti larici e quanti faggi soprattutto. I larici sono in lontananza, ma qua davanti a me c'è una faggetta meravigliosa. Non oso immaginare i colori dell'autunno, vi porterò un video magari il prossimo anno, perché credo valga la pena di testimoniare quello che la natura riesce a regalarci in un contesto così unico. Vedete ora dove mi trovo? C'è tutta questa ripida salita, questo sottobosco, con situazioni tipo queste. Vedete? Qui abbiamo dell'acqua che viene raccolta e c'è un tentativo così di cascatella e poi prende e va giù verso il sentiero in parte scende verso valle. Queste sono tutte situazioni dove chiaramente, se le temperature poi diventano più rigide e dovessero scendere, possono creare qualche così difficoltà nel camminare.
vento sta iniziando ad imbrunire, per cui anche complice il fatto di aver trovato un tratto del sentiero particolarmente ghiacciato e pieno di alberi caduti, ho dovuto ripiegare su me stesso, per cui tornare indietro. L'idea iniziale della gita era quella di fare un anello, per cui andare all'Arieto e tornare indietro facendo la valle dello Sterra. Purtroppo non sono riuscito a completare quello che era il mio desiderio iniziale e quindi adesso sto scendendo verso valle. Devo anche stare attento perché è tutto ghiacciato. È inutile andare a rischiare quando possiamo anche accontentarci e divertirci lo stesso, facendo magari un percorso un po' più breve. Non è la prima volta che mi capita di andare in montagna, di arrivare quasi a destinazione e di decidere volontariamente di rincasare e di non rischiare per fare quei magari 200-300 metri in più che sì, mi porterebbero a destinazione, ma che però potrebbero anche farmi rischiare. Quindi ora vi faccio vedere una veduta del mio meraviglioso paese, Auronzo di Cadore. È chiaro che quando pianifico queste uscite, se parto il pomeriggio, devo porre molta attenzione all'orario in cui fa buio, per cui devo sempre riuscire ad effettuare un giro che mi consenta di essere in un tempo di sicurezza per fare rientro a casa in sicurezza. Dopodiché è chiaro che con me, oltre a vestirmi a strati e ad aver sempre cibo e acqua, ho anche i ramponi, sempre, nel periodo ovviamente invernale, e una torcia, perché non si sa mai. Se capita qualcosa è meglio riuscire a vederci anche al buio. Non si è mai troppo prudenti. Ed ecco Auronzo di Cadore dall'alto. Guardate dove sono arrivato. Questo sentiero praticamente arriva... Lì c'è il Monte Tudaio, qui abbiamo il lago di Auronzo con l'abitato di Villa Piccola, lì in lontananza c'è la diga e qui abbiamo tutto il lago che si apre. Mentre da questa parte, adesso qua forse non si riesce a vedere molto perché c'è tanta vegetazione, però non so se riuscite a vederle, ma lì ci sono le tre cime di Lavaredo che sono ancora baciate dal sole perché sono molto alte, per cui non hanno problemi. Guardate che bello, veramente favoloso. Qui poi il sentiero continua, sentiero che è quasi una strada, guardate, tutto molto ben tenuto. Vi consiglio di fare questo percorso magari nel periodo estivi, che sono più giusti per effettuarlo, perché è un sentiero molto bello, si fa un po' di dislivello, sì, quello sì, però vi porta all'Arieto, che è un luogo magnifico, tra l'altro dove ci sono anche molte belle baite. Guardate che bello, una bella veduta di Auronzo di Cadore dall'alto con il suo meraviglioso lago. Auronzo di Cadore, Dolomiti UNESCO, paese delle tre cime di Lavaredo. Fantastico, qui si vive benissimo. Beh, che dire cari amici del canale, spero che questo video vi sia piaciuto. Peccato che non sono riuscito a completarlo con il giro che avevo intenzione di fare, però tutto sommato mi sono divertito molto. In questo momento ci sono circa 2 gradi sotto zero, però si sta ancora bene. Come vedete ho il pile, forse anche per il fatto che ho camminato, per cui mi sono scaldato. Ora mi metto su una giacchetta e vado a casa. Guardate che bello, qui è veramente fantastico. Ci vediamo sabato prossimo in un prossimo video. AndreaCostaGallery.com, il mio sito internet. Iscrivetevi al canale YouTube e seguitemi su Instagram. Ci vediamo, buone festività natalizie a tutti e cari amici del canale, alla prossima. Ciao a tutti.